Secondo te dove sono? Dentro casa? Staranno giù nel sottosuolo, non li vedrai mai. Ma tu sì? Sì? Quando vado a lavorare. E dimmi, fanno paura? No, tesoro, non fanno paura. Sei ore di viaggio in macchina sono volate. Allora sei vivo. Hai battuto il tuo record personale? Quanto, 6 ore? Senti, era una grande opportunità. Dovevo coglierla al volo. È per questo che mi sono rimessa a studiare. Sarà una nuova carriera per me e un nuovo inizio per tutti noi. Finalmente, Elliot, molto piacere. Il piacere è mio! Bene. Scusa il ritardo, siamo rimasti bloccati sulla statale. No, non c'è bisogno di scusarti, siete qui! Ah, lui è mio figlio Jonathan. Ciao! Elliot Cook e mia figlia Jamie. Ciao, Jamie! Venite, fate attenzione, la fossa settica è straripata. Sai, è piovuto più in questa stagione che nell'ultimo mezzo secolo. Ti chiedo scusa in anticipo, ma ci sarà un pochettino di muffa in casa. Non c'è problema. Hai un contratto con opzione di acquisto, quindi la manutenzione in teoria dovrebbe spettare a te, ma ti faccio spurgare la fossa settica prima possibile. Quella schifezza non viene svuotata da almeno 50 anni. Ci finiscono tutti gli scarichi, anche quelli dell'obitorio. Sì! Non oso pensare cosa sia rimasto intrappolato lì sotto. Ok. Sai una cosa? C'è un mio amico che può farlo. È caro, ma ne vale la pena. Questo è il suo numero. Grazie. Dagli un colpo di telefono. Wow. Allora, ragazzi, non è male. Sono sicura che verrà molto carina. Ci metterò un bel prato. Così poi ci giochiamo a mini golf. Direi che qui ci vogliono le scale. Eccoci! Il camion dei traslochi è venuto ieri. Hanno scaricato tutto. Un lavoro di fino a etichettare tutte quelle scatole, Leslie. Oh. È qui che hanno portato papà. Oh, tesoro, vieni qui. Vieni qui. Vieni. Hanno fatto un sacco di lavori di idraulica e sull'impianto elettrico. Adesso andiamo a vedere la cucina. Se volete seguirmi. Vieni, tesoro. Andiamo. Andiamo da questa parte. Vieni. Venite, venite dentro, ragazzi. Oh, mamma. Ma è allucinante. Mamma. Beh, basta un po' d'olio di gomito e viene via tutto. Non è così male come sembra. Un po' di vernice e una bella strofinata qui e là e tornerà come nuova. Oh mio Dio, dovremmo mangiare qui dentro. Se non sbaglio mi avevi detto che la dovevano pulire. Che c'era una specie di squadra di lavoro della prigione. Sì, ma non hanno dato il permesso perché potevano maneggiare certi veleni chimici. Dio santo. Rendi conto, i detenuti che non possono toccare le sostanze chimiche. È una sciocchezza. Comunque non è così male come sembra. Sicuramente te la caverai benissimo. Troverai qualcuno che ti aiuterà a rimetterla a posto. Thank you.
papà. Amore, sta calma. Stai bene? Stai bene? Ti sei fatto oh, male? Oh, santo che cielo. Cosa ci facevi qui dentro? Quella brutta vecchia bava è saltata giù e ti ha spaventata? Oh, ti servirà da lezione. Ricordati che la curiosità ha fatto morire il gatto. Non devi venire qui dentro, tesoro, ok? È passato tutto. Ah, sta già molto meglio. Tieni, prendi una gomma, mastica questa. Avanti, prendila. Sai, hanno aperto un'altra casa di riposo da quando sei venuta qui l'ultima volta. È della contea. Bel colpo, no? Ah, davvero? Per non parlare del fatto che abbiamo l'autostrada più pericolosa dello Stato qui fuori. Credimi, avrai un sacco di lavoro. All'inizio potrò solo fare il trattamento base. Non hanno bisogno d'altro. Secondo me questa è la condizione ideale. Ah, cavolo. Dio santo. Scusa. Perché state qui al buio? Prendo questa stanza. Va bene. Perché è come una prigione? Vuoi dire per le sbarre alle finestre? Non lo so. Come pensi che possa funzionare? Hm? Cioè, sul serio. Oh, avanti. Quando mai ho mancato alle promesse? Beh, tanto per cominciare, per esempio, quella volta che mi hai fatto trasferire in pieno anno scolastico, come se a un tratto avessi sentito un richiamo. Tu dammi solo il tempo di rimettere in sesto questo posto e vedrai. Hai già pensato a un nome? Che ne so, tipo... Morte a due soldi? Qualcosa di sfizioso. Attento a come parli o ti cancello dal testamento. Discount della morte? Ha, 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 ha. Suona bene. Spiritoso. Ehi, c'è un sacco da fare qua, vero? Mi daresti le chiavi, per favore? Dove vai? Per
perché l'hai portata qua giù? Che vuoi? Mi sta solo aiutando. Sì. E poi mamma ha detto che potevo starci finché non ci sono le persone morte. Oh, non mi dire. Sì. C'è un sacco di sale. È salgemma. Si usa per fare il gelato. A qualcuno doveva piacere un sacco stare qui. Posso averne un po'? Che gusto vuoi? Facciamo la cioccolata. Sai che ti dico? Mi è venuta voglia di mangiare un hamburger. Mi dai le chiavi della macchina? Ah, oh, sì, certo. Grazie. Grazie. Voi due volevate qualcosa o... Ora che ci penso, sì, puoi prendere l'acqua e il latte. Ah, Jonathan, ti sono molto grata per quello che stai facendo. Vado. E questo chi è? Non lo so. Oh, la cucina è chiusa, tesoro. Oh. Che volevi? Qualsiasi cosa che possa vagamente assomigliare a una cena. Vediamo un po'. Ho 3 panini col tacchino che sono rimasti dal pranzo. Potrebbero andar bene? Sarebbe stupendo. Aggiudicati, vado a prenderli. Va bene. Mi scusi, posso fare domanda per lavorare? Sai una cosa? Mi voglio fidare. Facciamo così, tu passa domani. Facciamo una prova. Ti piace, mi piaci e il posto è tuo. Benissimo, ok. Ti aspetto. Grazie. Ciao. Io sono Jonathan Doyle. Ah, mi sono appena trasferito. E allora? Bella questa. Chi se ne frega, giusto? Allora, ecco qua. Grazie. No, offre la ditta. Ma è sicura? Sì, sì, ci vediamo davvero? Domani. Sicuro? Grazie. Fuori di qua. Ciao. Grazie. Okay. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.
Posto di merda. Imbalsamazione, cucina, cucina, imbalsamazione, cucina. Decisamente cucina. Ok. Oddio. Scusa, 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 scusa. Che c'è? Mamma, lo sai che c'era qualcuno nel giardino di... O meglio, nel cimitero qui di fronte ieri sera? Sì, tu, che te ne vai in giro alle 2 di notte. È solo tabacco quello che fumi, vero? Beccato. Ok, prima di tutto ho smesso di fumare sigarette e... Sì, come no, avanti, dai. Che c'è? Facciamo così, dammele qua. Dammele qua. Coraggio. Non ho sigarette, però ho un accendino. Mamma, comunque c'era qualcuno nel cimitero che mi ha inseguito. Guarda, guarda qua. Ho trovato questa. Me la puoi dare? La puoi mettere con gli altri tuoi travestimenti. Beh, è un cimitero e non siamo in un quartiere di lusso. Portati la mazza da baseball la prossima volta. Dove vai? Ho trovato un lavoro. Non dovevi diventare mio assistente? Sì, figurati, non succederà mai. Non posso farlo io. Oh. Ecco, lo devi togliere in questa maniera, hai capito? Sì. Prendi i fondi. Li butti qui dentro e poi sei pronto per ricominciare, ok? Una colazione special. Grazie, tesoro.
Sai, quando sei imbottito di tante droghe come me, puoi mangiare praticamente tutto quello che vuoi. Lei è mia nipote Liz. Carina, eh? Liz, saluta, di qualcosa. Io sono Jonathan. Lo so, quello che abita al cimitero. Molto fico, eh? Sì, è stupendo. La fossa settica avrà ceduto con tutta l'acqua che è venuta giù. Ne succedono di tutti i colori in questa città. Spero che la fossa settica non sia l'argomento più interessante di cui parlare. Non so se... Ciao, Grady! Lui è Jonathan. In persona. Grady, vuoi il solito? Lo sai. Va bene, è ora dello spettacolo, ecco qua. Allora ci volete tornare? Quello mi ha veramente rotto. Ehi, come va? L'hai già visto Bobby? Come, scusa? Il ragazzo dell'obitorio non sa chi è Bobby. Bobby Fowler. Ah, quel Bobby. Da quanto tempo state insieme tu e lui? Oh! Ma che cavolo mi dice il cervello, brutti stronzi, di fare a botte nel mio locale? Carl, vattene via di qui! Vai! Porca puttana, è cominciato lui! Aria! Vieni, amore, prendi la giacca. Stronzo. Mi dispiace, vado a prendere la mia roba. No, fermo. Tanto Carl non la pianterà di fare la testa di cazzo finché non lo metteranno sottoterra. Stai bene? Ti consiglio di lasciarli perdere, sono una banda di stronzi! Ma che linguaggio! Scusami, Rita. Ma chi è Bobby Fowler? Che stai facendo? Se per caso gli venisse fame. Ah, ok. Hai aperto tu qui? No, ne vuoi un pezzo? Ti dispiace tenermela per dopo? Perché non vai un attimo dentro a cambiarti i pantaloni? Sono ricoperti di fango. Va bene. Brava, arrivo subito. Camille 1922.
Non è morto ciò che in eterno può attendere. E col passare dei secoli anche la morte può morire. Sceriffo Glenowell, benvenuta nella nostra piccola comunità. Oh, grazie. La prego, mi chiami Leslie. Posso tornare dentro? Certo. Dunque, Leslie, voglio darle un formale benvenuto e dirle che gli affari e l'amministrazione sono come una sola famiglia qui, ci sosteniamo a vicenda. Beh, Elliot Cook si è offerto per mettermi in contatto con la casa di Cook è una piaga per la città di Santa Iorana. Il giorno in cui è stato eletto nel consiglio cittadino è stato il giorno più buio nella nostra storia. Ho capito, mi dispiace. Continui, la prego. Ecco, Leslie, spero che lei capisca che questo luogo è come una calamita per molti giovani. Vengono a fare i loro giochi, fanno le loro sfide e finiscono sempre qui. A quanto pare i ragazzi del posto credono che per fare colpo sulle ragazze non ci sia niente di meglio che vagare per il cimitero. Certo, certo. Ok, stia tranquillo, terrò gli occhi aperti. Insieme possiamo fermare i figli del cimitero. Come, scusi? I ragazzi portano qui le loro ragazze perché non c'è niente di meglio della paura per favorire l'intimità. Così prima le spaventano e poi passano alle effusioni intime. Ho capito. I figli del cimitero. Bene, questo è il mio biglietto da visita. Se ha qualche problema, mi faccia un colpo di telefono. Lo farò. Bene. I Fowler hanno sempre fatto parte di Santa Iorana. Furono una delle prime famiglie a insediarsi qui quando c'erano solamente ranch. Bestiame a perdita d'occhio. Fai raccontare a me? Ok. Allora, Zebediah Fowler venne qui per darsi all'allevamento. Come fanno tutti gli altri, quello era il modo per fare soldi. Il problema fu che sulla sua terra non cresceva niente. C'era qualcosa nel terreno, qualcosa di tremendo. Rita, sto raccontando la storia dei Fowler. Lizzie, ho portato fuori i dolci per te e per i tuoi amici. Grazie, io uno lo prendo. Vedi, carino, gentile. Posso raccontare la storia, porca miseria? Sì. Bobby Fowler è ancora vivo, sapete? Dove eravamo? Qualcosa di tremendo nel terreno. Giusto. Le bestie di Zeb cominciarono a morire. Imputridivano nei pascoli. E lui, per arrangiarsi, trovò posto come becchino della città. Costruì il cimitero. E i Fowler da allora si sono sempre occupati delle pompe funebri. E Bobby? Ah, giusto. L'obitorio si è tramandato fino al 1962. I proprietari sono Emmeline e Franklin Fowler, gli ultimi discendenti dei Fowler, a parte... Bobby, bravo. Ma Bobby non diventerà mai grande e non avrà mai figli, perché lui è orrendamente deforme. Labbro leporino, muto, le mani tutte storte e i genitori lo maltrattano in un modo incredibile. Catene, fiammiferi, materiale per imbalsamazione, una cosa che tutti sanno, ma che nessuno può provare. E quando Bobby ha 8 anni, puff, ecco che scompare. L'hanno ucciso i suoi genitori. È quello che hanno pensato tutti, ma... 10 anni dopo, Emmeline e Franklin Fowler vennero trovati con le teste sfondate. Da allora, la gente dice che Bobby è ancora vivo
L'hanno rinchiuso in una tomba, ma è ancora vivo. Viene fuori solo di notte. È abituato a vivere nelle tombe. Ha la pelle bianca come un fantasma e al buio e ci vede. E si copre il viso con un sudario completamente insanguinato. Cazzo! Oddio! Dell'altro mondo. Ma piano, stronza. Stai zitta, che cazzo. Perché? Perché lui abita qui. Tanto ti becca. Becca te. Dov'è la bomboletta spray? Dammela. Non mi va di distaccare le tombe. Distaccare? Si dice dissacrare, idiota. Ehi, non dirle così. Ringrazia il cielo che sei fica, amore. Vieni qui. Mica male, eh? Aspettate, aspettate! Aspettate, fermi! 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 Sei spronza, cazzo. Non voglio andare in una stanza. Davvero? Tieni questa, comincia tu. Tienila tu. Io vado da Cheryl, devo pisciare. Reggila. Grazie. Ok, vieni amore, cominciamo, dai. Cal, Cal. Ma che sei impazzita? Che ti dice la testa? Aspetta, aspetta! Ehi, senti, troia, piantala! Fermati, è un angelo! Guardami. Ok. Come te la passi stasera, Cheryl? Scusa, professoressa Warner. Lo sai che mi hanno bocciato per quel 4? Grazie tante. Lo sai che tua figlia sta diventando una gran fica? Quanti anni ha adesso? 15? Allora buonanotte, stronze. Ehi! Sara? Ma che palle, Sara? Amore? Sara? Vieni, vieni. Cretina. Era aperta. Ah, sì? Queste sono vecchie decrepite. Certo che siete come i conigli, eh? Dammi la torcia. No, prendi la sua. Oh, oh. Non ci vedo un tubo. Guardate dove mettete i piedi. Sto guardando. Sara, muoviti. Siete proprio due scemi. Ehi, ehi. Guardate, ragazzi, è una tomba.
Oh, Cala, è inquietante. Sembra che qui ci viva qualcuno. Ciao, cara. Che paura. Sai una cosa? Secondo me abbiamo trovato quella stanza che cercavamo. Davvero? Sì. Ehi, svegliati, piccolo, è la polizia! Che cazzo fai? Cal! Oh mio Dio! Ah. Sai che ti dico? Mi hai stufato con quella bocca, troviamo un posto dove puoi usarla meglio. È buio qui dentro. Questa sì che è una bella cosa. Oh, Cal. Ora basta. Ehi. Perché ci metti tanto? Di solito ci metti sempre 2 minuti. Senti, se vuoi partecipare anche tu, ce ne mettiamo 4 di minuti. Però sai anche contare. Sei anche bravo. Allora è fica dentro. Sì, parecchio, parecchio. E io mi sono messo nella stanza dove dormiva Bobby. Alla finestra ci sono tutte sbarre e poi... Ma smettila. Ehi, guardate che Bobby è ancora vivo. Sì, vive in una delle tombe. È solo una leggenda. No. Io lo vedo giù ai cassonetti che l'ho vista dentro. La cosa che preferisce sono gli avanzi di torta alla crema. Oh, davvero? Sì. Ti assicuro che casa Fowler è sempre stata strana. Credo che non ci abbia più vissuto nessuno da... Cazzo, tu guarda, la mia memoria ormai è diventata come un buco nero che va da Kennedy fino all'amministrazione Reagan. La CIA ci ha fatto esperimenti con l'LSD. Sì, va bene, poi te lo spiego. Forte mia zia, eh? Allora, com'è la sala in balsamazioni? Oh, ci sono dei cosi strani che servono a riallineare le ossa rotte. Sai, tipo le pinze. E poi c'è uno scarico al centro del pavimento per tutto il sangue e le budella. Posso vederla? Non credevo che me lo chiedessi. Che figo! Va bene. Allora, l'hai trovata? Sì, l'ho rimediata da Charlie. Charlie, eh? Non la capisco quella ragazza, è sballata. No, non è sballata, è roba buona. Ma dai, sì, è una sballatona. E poi piantala, è mia amica. È proprio fuori, ti ricordi che ha fatto 2 anni fa? Non se l'è tirato giù apposta il vestito. E poi non è stato 2 anni fa, è stato quando? È stato l'anno scorso, mi pare, no? Non ci siamo andati l'anno scorso. Siamo andati a Santa Cruz per quel festival del cinema. No, quello è stato 2 anni fa. No, stai perdendo la memoria. No, sei tu che non ti ricordi più niente perché sei vecchio. Allora, da quanto uscite insieme voi due? Da quanto state? Cioè, state insieme? Che c'è? Non potrebbe funzionare. Io sono gay. Che cosa? Sul serio? È stupendo. Stupendo. Perché lo volevi sapere, eh? No, cioè... Stavo... Bacia d'addio. Siamo stati insieme in quinta elementare. Ah, zitto! Cominciano gli affari. Sono arrivati 2 cadaveri. Cadaveri? Liz, Grady, lei è mia madre. L'allegra becchina. Possiamo vederli? Io non... Per favore, che le costa? Non so neanche se sia permesso. Ops, no, questo no. Sei sicura di volerlo vedere? Sì. E va bene. Oddio! Ma
Signor Bastov. È il mio insegnante di piano. Ehi, sta calma, sta calma. Usciamo da qui. Mi dispiace. Ma... ho lezione domani. Mi dispiace tanto. La smetti, mamma? È la mia prima imbalsamazione. Sono molto emozionata. Ho capito, solo che non c'è bisogno di annunciarlo a tutto il mondo, no? Mi dispiace davvero. Merda. Non sapevo che fosse il suo insegnante di piano. Scusami per mia madre. Mi dispiace per il tuo insegnante di piano, io... Era vero. È morto. Mi sembra il momento ideale per qualcosa che alteri l'umore. Ti va bene? Sì. Sì. Ingresso nell'arteria femorale. Fatto. Uscita dalla giugulare. Eccoci. Oh, maledizione. Rigor mortis. Rigor mortis. Spostare la testa in senso laterale. Dio santo! Allora. Ok. Questo sangue non si muove. Benissimo. Non resta che aumentare la pressione. Va bene. Ai! Cazzo! Ok. Oh, merda! Porca puttana! Mi sono dimenticata i ferri! Oh, mio Dio! Un minuto! Oh, cazzo! Porca puttana! Un momento! Cazzo! Signora Doyle! Cazzo! Merda! Non dirgli che sono qui, ti prego! Spegnila, la spegnila! Fatti coraggio, te! Piano! Piano! Spegnila! Ehi, qualcuno può andare ad aprire, per favore! Non la perdere tempo, presto, sotto il letto, sbrigati! Forza, sbrigati, sotto il letto, sotto il letto! Cavolo, prego adesso. Mamma dice se vai ad aprire la porta. Cazzo. Non entrare in camera mia senza bussare. Cos'è questo odore? Niente, vattene via. Non puoi scendere così. Cosa? Devi spogliarti. Coraggio. Un momento, per favore, un momento. Oh, so che mi sei. Questa me la metto. Salve. Ops. Scusi. Leslie, è questione di un minuto. Ho bisogno di parlare con suo figlio. Qualcosa di grave? Devo solo fargli qualche domanda. Oh, va bene, certo, aspetti. Jonathan! Puoi venire giù, per favore? Ok. Ok. Ha sistemato bene? Grazie.
Sì, ravviva un po' l'atmosfera, non le pare? Sì, è vero. Quella è festuca o fienarola? A posto, a posto, voltati. Ok. Ok, merda! Va bene, perfetto, vai. Cazzo. Oh, Jonathan, lo sceriffo Howell è venuto per farti qualche domanda. Hai visto Robert Calvin ultimamente? Lo chiamano tutti Cal. Cioè, diciamo che l'ho visto tipo in giro. L'hai visto ieri sera? No. Sei sicuro? Sì. Di cosa si tratta? Suo figlio ha fatto pugni con il signor Calvin e ora lui e due sue amiche sono scomparsi. Cosa hai fatto? Non è successo niente. Niente? Ti avverto che questa comunità è molto severa con la violenza. Allora, hai visto il signor Calvin ieri sera? No! Ok, senta, dopo farò i conti con mio figlio, non c'è dubbio. Ma se dice che non ha visto nessuno, io gli credo. Se ti ricordi qualcosa, fammelo sapere. Leslie, le dispiace se... do un'occhiata qui intorno, magari nel cimitero. Prego, si accomodi. Grazie. Io la gente non la capisco, è stato lui a provocarmi. Jonathan, perché? Mi ha aggredito lui. Non vuol dire che tu debba scendere al suo livello. Allora non devo essere uomo e difendermi. Essere uomo non vuol dire prendere a pugni la gente. Vuol dire fare la cosa giusta. Tanto è inutile parlarne perché tu non lo vuoi capire, cazzo. Sei in punizione. Fino a stasera. Prima fanno i vandali, poi fanno i bravi figli. Oh mio Dio. Questa roba è dappertutto. Hai chiamato quello per la fossa settica? Lui è nel mio ripostiglio! Cosa? Lui è nel mio ripostiglio! Sta calma. L'ho visto! Vuole spaventarmi! Bobby Fowler è nel mio ripostiglio! Tesoro, non capisco! È nel mio ripostiglio! Ok, ok, calma! Ora viene a prendermi, l'ho visto! Nessuno viene a prenderti! Aspetta! Aspetta! Tesoro, tesoro, vieni qui, vieni qui. Tranquilla, è tutto a posto. Non c'è nessuno qui dentro, ok? Ha detto che lui ci vede al buio. E che può trovarmi dappertutto. No, no, amore mio. E Jonathan e io non permetteremo mai a nessuno di farti del male, vero? Certo. Proprio lì. Shh.
la mia collanina. Jamie, questo fa parte di uno dei tuoi travestimenti? No. Lo portava lui sul viso. Ciao, tua madre ha sentito l'odore della roba? Temevamo di averti messo nei guai. Beh, se l'ha sentito ha fatto finta di niente, quindi... Forse potrei conoscerla meglio. Voglio dire, se ti va di vederci, che ne so. Sì, 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 sarebbe fantastico. Nel senso, puoi venire a casa mia quando vuoi. Certo. Volevi dire questo, vero? Sì. Bene, ok. Purché non ci siano cadaveri, d'accordo? No, 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 niente cadaveri. Promesso. Perfetto. Allora, dimmi di tuo padre, posso conoscerlo? In effetti non è più con noi, è morto. Mi dispiace, io... No, 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 non c'è problema. Jonathan. Sì. Volevo solamente dirti che... Cosa? Perché non andiamo fuori? Oh mio Dio! Che cosa vi è successo, ragazzi? Dammi il solito. Bel vestito. Sei molto fica. Non eravate scomparsi? Sta zitto, teppista. Zitto, teppista. Merda! Zitto, teppista! Zitto, teppista! Zitto, teppista! Oh, oh, buoni, buoni! Zitto! Non lo so! Chiamate un dottore almeno! Zitto, calma, teppista! Uomini, porca puttana! Oh, ragazzi, che schifezza! Non ho mai visto niente di più schifoso! Ma che cosa le hai dato? Ah, cazzo, prendete una scopa! Chiamate un'ambulanza, fate qualcosa! Ma che cazzo zitto. Le hai fatto prendere? Ah! Ah, no! In faccia no! Ha vomitato addosso a tua zia Rita! Direttamente in faccia, dritto in bocca! È in piena crisi d'acido da almeno un'ora. Secondo te di che si sono fatti? Lizzy! Sto arrivando! Oddio! È buio! Rivolgo i colori! Io me li ricordo! E poi, dopo che è finito tutto, hanno preso e se ne sono andati, capito? Come se nulla fosse successo. Davvero? Non ti preoccupare, ti farò bellissima. Così la tua famiglia potrà dirti addio. Un secondo! Ok. Torno subito. Ups. Thank you.
portato un po' di morti. Ieri c'è stato un gran casino sull'autostrada. Venite, portateli dentro, ragazzi. Un camion con rimorchi è andato addosso a una piccola Datsun. Scommetto che hai sentito. Veramente non l'ho sentito, no. Ma Elliot, ho i tavoli pieni adesso e ringrazio Dio. Guarda che la contea paga $200 a testa. Io li ho fatti mettere a 400 per te. Forza, Leslie, dove li vuoi i cadaveri? Va bene. Venite con me. Portateli dentro. Ottima pensata, Leslie. Hai creatività e talento per il business in egual misura. E sei anche molto attraente. Allora, pensi che qui staranno bene? Non c'è problema. Mi faccio aiutare da mio figlio a spostarli. Bene, bene. Io, se vuoi, posso farti portare via queste bare per $100 a pezzo. Sul serio? Stupendo. Lascia fare a me. È un piacere fare affari con te. Sei una donna bellissima. Oh, Elliot! Allora, ci vediamo presto. Certo, come no. Stammi bene. Venite, quella portatela via. Che fate ancora qui? Andiamo. Ok. Ciao. È stato bello rivederti. Certo. Ok. Non male. Oh, ma non bene. Oh. Jamie, che cosa fai qui fuori? Ballo. Faccio crescere l'erba. Fai crescere l'erba? Sono un agnellino. Cosa? Come ti è venuto in mente? Me lo ha detto la mamma. Infatti ha ragione, carina. Sei proprio un agnellino. Jonathan! Ah! Hai portato i tuoi amici. Rimanete a cena, vero? Certo. Perfetto. Venite dentro prima che si bruci. Sedetevi. Prego, sedetevi pure. Tu qui. Signorina. E Jonathan. Oh, questo è pronto fra un attimo, perciò cominciamo con la minestra. Hai fatto la minestra? Bevo acqua, grazie. Tu bevi il latte. Allora, diamoci tutti la mano e ognuno dica il suo ringraziamento.
Elizabeth, cominciamo da te. Ti ringrazio per... I nuovi amici. Oh! I vecchi amici sono stupendi. Non parlare se non è il tuo turno! E il prossimo? Ringrazia. Vorrei che papà fosse qui. Tesoro. Lo so. Manca anche a me. Gli ultimi giorni sono stati fantastici. Mangiamo. Questa minestra è squisita. È convinta alla perfezione! Mamma! Mamma! Ti prego! Ti prego! Dio santo! Oh mio Dio, dobbiamo scappare! Dobbiamo scappare! Oh mio Dio! Non ci pensate nemmeno! I figli ascoltano sempre le madri! Lasciala stare! Fermi! Accidenti! Dove dovete andare? Questa schifezza! Jonathan, che è questa schifezza? Non lo so, non lo so! Jenny, scappa! Dovrete tornare a casa prima o poi. Jenny, Jenny! Jenny! Sta calmo! Che cazzo sta succedendo? Due gemini, state con noi. Se tornate lì dentro vi ammazza. Judy, Judy! Vai, vai, di là, di là! Oddio! Ragazzi! Ragazzi, di qua! Ragione. Lui vive qui. Bobby Fowler vive qui. Guarda! No! Dentro il pozzo. Bobby ha preso Cale e Sara e li ha portati nel pozzo.
Bobby ha preso Cal e Sara e li ha portati nel pozzo! Sono parte di quella cosa. Di quale cosa? Di quella specie di fungo! Tesoro, stai bene! Ti entra nella testa! Ti entra nella testa! Ti entra nella testa! Smettila! Smettila! Bobby lavora per quella cosa! La nutre! Merda! A lui! Lui! A lui! Usciamo! A lui! Fuori! A lui! Via! Muoviti! Più veloce, più veloce! Jenny, vai! Ciao, ragazzi! Vai, Jenny, vai, corri! Più veloce! Non mi lasciate! Più veloce! Fermala! Vai! Non andartene! Vai! Fermati o sparo! Quanto tempo sei stata lì sotto? Come? Quanto tempo sei rimasta lì sotto? Oh mio Dio, sei stata nei tunnel con Cal e Sara! Quanto tempo sei rimasta laggiù? Non lo so! Sono stata lontana da loro, ok? Ti hanno vomitato addosso! Non dire stronzate! Come facciamo a sapere? Ma di che cazzo state parlando? Sei stata lì sotto per giorni! E con questo sono stata lontana, ok? Non sono stata infettata! Però me ne vado! Lasciami stare! Come facciamo a sapere? Lasciami! Come facciamo a saperlo, ragazzi? Perché deficienti a quella melma! Lo sputano dalla bocca! Ma è anche del tuo sangue! Dammi il coltello! Non ci provare! Sta ferma, stronza! Dammi la mano! Stronza! Ah! Maledetta! Ah! Non è una di loro! Ve l'avevo detto! Mi hai tagliato! Mi hai tagliato! Non ti azzardare a toccarmi! Basta, basta! Questa è tutta una follia! Voi siete matti! Vai, vai a prendere l'organo! Dobbiamo tenerli fuori di qui! Il sangue non si ferma! Fermati, fermati, fermati! Quelle stronze! Bene, bene, bene! Coraggio, andiamo, Jenny! Ti prego, fermati, ti prego, fermati! Ah! Riesci a spostarlo, questo? Jamie, tesoro, vieni qui. Ascoltami. Senti che cosa devi fare. Metti questo baule davanti alla porta e quando io esco ci metti sopra le valigie, capito? E dopo tu come fai a rientrare? È facile, io busso la porta, tu togli le valigie, sposti il baule e io entro. Non ci vuole niente, tesoro. Perché non posso?
più sicuro quassù, piccola. Le vedi quelle finestre? Nessuno può entrare. E se poi tu vieni alla porta, io ti faccio entrare e tu sei come mamma. No, non succederà, te lo prometto, Gemma. Lo sai che cosa mi ha detto una volta papà? Cosa? Mi ha detto di badare sempre a te. Perché i genitori diventano vecchi e si ammalano, gli amici vanno e vengono, ma io e te rimarremo sempre vicini, capito? Capito? Mi credi? Allora, che cosa fai quando io esco? Spingo il baule davanti alla porta e non apro più finché non me lo dici tu. Brava, piccola, brava. Ti voglio bene. Chiudi bene quando esco. Brava, Jay. Non ti muovere da lì, io torno subito. Poi vengo a prenderti. Oddio, ci sparano! Tina! Ottimo lavoro, io sono all'inferno e arriva la pattuglia degli scemi a salvarmi. Ti pareva? Andiamo! Ragazzi! Vieni qui! Andiamo! Aiuto! Aiuto! Dammi! Lasciala! 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 Via! Via! Corri! Passami! Andiamo! Dai! Forza, ragazzi! Quello che succede alle lumache. Jamie! 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 Jamie, rispondimi, Jamie! Dove è andata? Dove è andata, porca puttana? Jamie! 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 No! No! No!
Avete sentito? Avete sentito? Avete visto? Diamoci tutti la mano e ringraziamo. Ti prego, non farle del male, ti prego. Dagli da mangiare. Ti prego. No!
Non toccarla! Mamma, ti prego, no! Togli le mani di dosso a tua madre, giovanotto! Questa città è molto severa con la violenza! Zitto, teppista! Questa città è molto severa con la violenza! Zitto, teppista! Basta, figli del cimitero! Vai, vai! State bene, tutto ok. No!
that's real has been spilled. The sound of hell is coming. Invite the chaos, embrace what is the end and be all. Under our feet, the earth will have its revenge. Unrightful death, death unjust. Death and death alone will be the only thing that saves you from the pain and will consume you. What is the end and be all? Under our feet, the earth will have its revenge. Unrightful death, death unjust. Death and death alone will be the only thing that saves you from the pain and will consume you. Pray to feel no pain, pray for quickness of death. Pray someone hears the cry for help through the shortness of breath. The sea of evil now growing through the ground. Some try rotting, feeling chosen. There is no cure for reversing the poison.